questo canale, amici di Gilda TV. Questa mattina al Quirinale hanno giurato tutti i ministri della Repubblica del nuovo governo Conte Bis. Al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, augura buon lavoro per il nuovo impegnativo compito che lo attende. Tra le questioni più urgenti, sottolinea Di Meglio, il ministro Fioramonti dovrà occuparsi della stabilizzazione dei docenti precari e l'apertura del nuovo contratto, tenendo conto, aggiunge il coordinatore della Gilda, che precariato e contratto sono stati oggetto di un accordo siglato il 24 aprile scorso tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i sindacati. Inoltre, Di Meglio si auspica che l'approccio del nuovo ministro sia di ascolto, rispetto e coinvolgimento di tutti gli attori del mondo della scuola. La voce del nuovo ministro si è fatta subito sentire. In un'intervista al Corriere della Sera, Fioramonti ha dichiarato che per la scuola ci vogliono subito investimenti. 2 miliardi per la scuola e 1 per l'università e la ricerca. Se non ci saranno, darà le dimissioni. E con le prime dichiarazioni il ministro Fioramonti presenta il suo programma. Maestre e professori devono tornare ad essere persone riverite. La scuola deve restare nazionale, quindi no alla regionalizzazione, salvo consentire alle regioni di offrire dei benefit per attrarre i docenti da lontano. L'asset del Ministero di Fioramonti sarà la sostenibilità ambientale, che dovrà essere affrontata nelle classi e nelle aule universitarie. Ma soprattutto cogliendo la delusione e le aspettative di migliaia di docenti precari, il ministro Fioramonti promette che al primo Consiglio dei Ministri è pronto a far ripartire il decreto salva precari, cercando di trovare un modo per tenere insieme i diritti di chi lavora da una vita in classe con la qualità dell'insegnamento, superando così il salva intese contenuto nel decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto scorso. Anche da Gilda TV gli auguri di buon lavoro al ministro Fioramonti e a voi l'invito a seguirci su questo canale per i nuovi aggiornamenti.